Maria Teresa Rutte è disperata nello scoprire che la figlia Gwenda e il suo futuro marito Mirko Gancitano sono in mano agli strozzini. La conduttrice, furiosa, difende la sua ragazza dalle grinfie del boss, imbufalita. Non ci vede più dalla rabbia e si scaglia contro l'uomo, corre fuori per mettere in salvo la sua famiglia. Ma una volta uscita di casa scopre la verità, è vittima inconsapevole di uno dei terribili scherzi delle Iene. Gwenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, si sposa con Mirko Gancitano. La presentatrice invita a cena i futuri consuoceri, in realtà attori delle Iene. Lo scherzo di Nicolò De Vitis prende piano corpo. Mentre tutti sono a tavola. La Ruta scopre che i due hanno un mare di debiti, devono 1.200.000 euro a uno strozzino che si presenta a casa sua con loro. Ma che si ferma solo per poco tempo a dare un'occhiata all'abitazione per poi andare via. E Gwenda a confessare alla madre di aver aiutato i suoceri in un momento di difficoltà. Maria Teresa si informa e chiede anche dettagli sul misterioso uomo che li ha accompagnati. I finti genitori di Mirko spiegano la situazione complicata che vivono, tutto però viene interrotto dall'uomo in questione. Uno strozzino, che chiede al papà e alla mamma di Mirko di raggiungerlo. La situazione si complica ancora di più quando il terzo incomodo torna in casa della Ruta e rivela la somma di denaro che i genitori di Gancitano gli devono. Vuole i soldi da Maria Teresa, che si arrabbia, gli urla contro e minaccia di chiamare la polizia. Interviene anche un finto boss, un altro attore delle Iene, rivela alla 61enne che anche Gwenda ha chiesto denaro in prestito. Se non lo restituirà, lui la porterà con sé. Maria Teresa esplode, perde completamente le staffe e gli tira un ceffone. Poi scappa via con la figlia, ma appena esce per le scale del suo palazzo, agitatissima, scopre la burla e tira un enorme sospiro di sollievo.